Un torrente, o meglio una cascata di gol che piovono dal cielo grigio di Milano sul campo principale del centro Vismara, dove Milan e Cesena si affrontano senza retropensieri difensivi, votate all'attacco, senza indugio. Saranno 9 al fischio finale dell'arbitro per due delle squadre migliori, non solo dal punto di vista offensivo, di questo campionato Under 17. Il primo giro di giostra è per Capanni, abile ad insaccare con una conclusione all'incrocio dall'interno dell'area. Quello del numero 7 rossonero è certamente uno dei nomi nuovi più intriganti di questa stagione per la categoria. Il Cesena è comunque pienamente in partita, almeno in avvio. Bomber Nicolò Buso, uno del quale vi abbiamo raccontato in lungo e in largo fin qui, uno con una storia interessante e tutta da scoprire sul nostro nuovo almanacco, timbra ancora il cartellino a metà frazione e fa 12 in campionato. È il momento migliore per gli ospiti, che passano anche in vantaggio con Iacovelli, servito bene da Grieco dopo un'azione arrembante in pressing. Ma il Milan di Monguzzi ha singoli di qualità ed impostazione di squadra importante. Anzi, forse è la squadra del settore giovanile rossonero che meglio riassume la filosofia di gioco voluta dalla società per il suo vivaio. E allora tra il minuto 34 ed il minuto 39, in 5 giri di lancette, ben 3 gol, un'ondata improvvisa e decisiva. Il 2-2 è di Murati, che cerca di replicare con tutte le proporzioni del caso un gol che Kakà, una decina abbondante di anni fa, riuscì a confezionare in un derby di Serie A altrettanto bagnato. Il sorpasso invece lo firma Vigolo, cannoniere di squadra con i suoi 14 centri. Molto bello sia l'assist del solito Capanni, sia il controllo e tiro del centravanti milanista, incontenibile in area di rigore. Poi ancora Murati con un destro da fuori sorprende il portierino avversario, punito in questo caso anche per propri demeriti, ma parzialmente giustificato da un campo e da un clima a dir poco avversi per chi fa il suo ruolo. L'altro numero 9 ad inizio ripresa replica a distanza il collega Vigolo. Tiro respinto da Cavaliere e poi tap-in per Babbi, altro singolo che sta sfruttando la stagione per mettersi in mostra, determinante nel gioco di mister Ceccarelli. Sul 4-3 tutto è ancora aperto, ma il Milan non vuole né può permettersi frenate, vista l'entusiasmante corsa al vertice e la sfida con Atalanta e Inter per il primato. Allora, dopo diversi interventi di Colombo, che si fa perdonare a suo modo le imprecisioni precedenti, ci pensa Chiarparin, con la sfortunata collaborazione di Grieco, a rendere dolcissima l'acqua incessante che bagna il terreno di gioco e di 22 in campo. E c'è spazio addirittura per il 6-3 di Sportelli, poi, a caccia di gloria nell'area avversaria e favorito da una carambola che, tra parate, respinte e legni della porta, è l'ultimo giro di giostra. Di un pomeriggio divertente, di 80 minuti di calcio d'altri tempi, coraggiosi e propositivi, come dovrebbero essere sempre quelli di una sfida a livello giovanile, ma non solo. Un bel modo per Monguzzi di restare primo nel girone B assieme all'Atalanta, vittoriosa sul Vicenza. Ed una sconfitta che non deve demoralizzare invece il Cesena, avversario all'altezza per questo Milan che continua a volare. Dal centro sportivo Vismara in Milano, per la Giovane Italia, Luca Brivio.